Bentornati, l'appuntamento settimanale con Crocchette, lo spin-off ufficiale di Book Crossing, il programma di Radio Bacchetto Evangelica in cui ogni giorno, dal lunedì al venerdì, parliamo di libri e di belle notizie. Ovviamente parlate con me, che vi faccio compagnia e ogni volta cerchiamo con un tema diverso di approfondire un po' le nostre conoscenze, le riflessioni, ma soprattutto i libri. Libri che ci fanno compagnia in questo periodo difficile e che ci aiutano un pochino a capire il mondo. Ogni settimana io scelgo un tema che vi dico a lunedì, è un tema che in varie sfaccettature, in varie sfumature cerchiamo di snocciolare insieme, facendoci domande, dandoci delle risposte, trovando appunto delle notizie che possano alleggerirlo o dargli almeno un tono di luce in più. Questa settimana abbiamo parlato di fughe, ebbene sì, avevamo bisogno di scappare, abbiamo bisogno di scappare da questa realtà. Lo facciamo con la mente, lo facciamo nei sogni, lo facciamo in tutti i modi possibili perché fisicamente non possiamo. Questa cosa ci erode tantissimo, ma soprattutto ci fa sentire impotenti, e questa impotenza non fa parte dell'umanità. Però, ecco, anche i libri possono essere un bellissimo modo per fuggire, anche i testi, i racconti, la narrativa, la saggistica, tutto quello che volete, tutto quello che possiamo trovare legato all'arte può essere una forma di fuga. E uno dei libri che io ho preferito raccontarvi in questa settimana, beh, è uscito 2 anni fa ed è stato un grandissimo ritorno alla letteratura italiana. Sto parlando di Divorare il cielo di Paolo Giordano, edito per Einaudi, uscito appunto nel 2018, ed è un libro che parla della fuga che a un certo punto si trasforma e diventa ritorno. È un libro che parla di un'amicizia, un ragazzo torinese, tutte le estati da quando è ragazzino si sposta, va giù in Puglia e fa le sue vacanze, ma sono vacanze che si trasformano negli anni, nel tempo, e lo fanno innamorare, ma soprattutto gli fanno capire cos'è l'amicizia e cosa sono i legami che superano il tempo e lo spazio. Questo ragazzo, questo protagonista, proverà tantissime emozioni, capirà che dovrà affrontare tantissime sfide e si ritroverà a voler desiderare ancora di più di ritornare nel posto da cui è venuto. Lì la Puglia diventa una fuga iniziale che gli fa capire a cosa appartiene, che gli fa capire che cosa è il pericolo più grande e da cosa fuggire. E questo testo, appunto, di Paolo Giordano, che ribadisco è stato un grande ritorno dopo appunto il grandissimo successo della Solitudine dei numeri primi e tutti i libri che ci sono stati in mezzo, è stata una grande rivelazione, l'ennesimo, un testo denso, denso di storie e di riflessioni che toccano l'amore, il sesso, la legge, la fede e tantissimi altri aspetti della quotidianità, ma che per me mi hanno permesso nella rilettura di poter viaggiare il più lontano possibile e vedere posti miei interiori che forse nella vita quotidiana non riuscivo mai a raggiungere. Quindi per una fuga buona io vi consiglio Divorare il cielo di Paolo Giordano.